Secondo. Salve, buongiorno a tutti. Oggi ho il piacere di presentare una grande professionista perché il tema di oggi è l'insegnamento, quindi usciamo un pochettino dalle traduzioni, dall'interpretariato, ma ci occupiamo invece di come si insegna e di quanto sia importante anche l'imprinting dell'insegnante, perché non sempre è detto che abbia studiato lingue, oppure che abbia fatto un iter standard, anzi tantissimi insegnanti, come vedremo anche da Emanuela, hanno avuto un percorso anche particolare, perché lei è, infatti, ce lo dirà anche lei, è psicologa, quindi inizia come psicologa e poi lavorando, che adesso ci dirà, in varie aziende, vivendo molte esperienze, passa alla docenza dopo tanti anni di lavoro. Quindi intanto Emanuela io ti saluto, buongiorno, sono Buongiorno felicissimo di a tutti. averti qui con me. E allora, la prima domanda appunto che ti voglio fare, come hai iniziato? Qual è il tuo background? Allora, il mio background accademico è quello di uno psicologo clinico. Poi ho fatto un master in marketing ed alcuni master in disturbi dell'apprendimento, dove mi sono specializzata e sto continuando a specializzare. Il mio percorso professionale invece nasce come commerciale estero, come direttore commerciale estero, prima export area manager, poi international sales manager. Poi ho deciso di unire queste due esperienze, teorico e pratico, e di diventare il formatore. E quindi adesso sto continuando in questo percorso. Infatti, come vedete, non è semplice, ed è per quello che ci tenevo anche ad intervistarla, trovare una psicologa che dopo aver avuto esperienze come commerciale estero, aver imparato le lingue, comunque avere una formazione anche linguistica, sia poi passata all'apprendimento. E come ci ha già anche introdotto lei, non è neanche solo l'apprendimento, l'insegnamento delle lingue inglese e francese in questo caso, cioè nel caso di Emanuela. Però è anche qualche cosa in più, ovvero l'insegnamento a persone con disturbi di apprendimento, quindi che magari sono un po' più difficili da trattare, che a volte hanno bisogno di accorgimenti specifici. E una cosa a proposito, Emanuela, mi viene in mente, ma tu, essendo psicologa, come le hai imparate le lingue? Allora, io le lingue le ho imparate. Per quanto riguarda la lingua inglese, ho iniziato a 6 anni perché nel mio paese, che è Castiglione dei Pepoli, ho iniziato a 6 anni. C'era una signora che ha sposato un inglese di Wimbledon e ha insegnato a tutti noi del paese fin da bambini, appunto la lingua inglese. Poi ho studiato lingue alle superiori e a 18 anni mi sono trasferita a Londra, dove ho vissuto per diversi anni e mi sono specializzata appunto nella lingua inglese. Poi sono rimpatriata e ho continuato a lavorare per un'azienda americana e quindi ho coltivato le amicizie per la professione nello studio della lingua inglese. Per quanto riguarda il francese, sia nelle scuole medie sia scuole superiori, poi vari scambi all'estero e continuando sempre nella professione, nelle amicizie, viaggi, eccetera. E quindi le lingue le ho continuate così, ecco. Hai avuto qualche, diciamo, tu le hai parlate quindi sul posto, le lingue, e hai avuto qualche problema inizialmente anche tu, oppure diciamo ti è venuta abbastanza naturale? Mi è venuto abbastanza naturale perché io poi sono innamorata, sono un'esterofila sinceramente, quindi sono innamorata dell'Inghilterra soprattutto, quindi non ho avuto grosse difficoltà, no, devo dire. Infatti, vedete, questo è molto importante anche specificarlo, che tante volte la docenza, come nel suo caso, la traduzione o l'interpretariato, seguono anche percorsi molto diversi, sono anche figure. Un indole naturale, una predisposizione sicuramente. E seguono anche strade completamente diverse, perché comunque. Emanuela, in quanto psicologa, riesce anche ad approcciare in un certo modo le persone, cosa che magari qualcuno che è laureato in lingue fa molta più fatica a fare. Quindi è anche importante questa cosa perché comunque una, a mio avviso, una delle qualità maggiori di una docente è essere un po' psicologa, anche se non è laureata come nel caso di Emanuela, però chiunque voglia intraprendere questa attività deve entrare in contatto con l'altra persona e quindi proprio anche,
diciamo, a livello psicologico, diciamo, deve essere collegato. Infatti, Emanuela parte avvantaggiata in questo caso. Quindi, allora, Emanuela, ti volevo chiedere appunto adesso qual è il tuo metodo da psicologa, tra virgolette, qual è il tuo metodo di insegnamento in generale nei confronti di persone, diciamo, di qualsiasi persona che ti si presenti a te e dica io ho bisogno di imparare l'inglese. Ma io faccio un test attitudinale per vedere il livello, comunque, quindi si parte da una base di grammatica, si parte da un test di lettura, da qualche domanda per vedere il livello di apprendimento, il livello di comprensione e poi si guarda se ci sono dei disturbi di apprendimento, se non ci sono, qual è il livello di comprensione, il livello grammaticale e si inizia a vedere come si può procedere, se ci sono dei disturbi, come si può ovviare, se non ci sono. Come si può procedere, qual è il metodo migliore, chiaramente sempre ad hoc, studiato per ogni alunno, perché io tendo ad evitare le classi, ma prediligo il rapporto one-to-one, quindi uno ad uno. Preferisco il rapporto sinceramente a personale, ecco. Trovo che sia più produttivo. Sicuramente, e sicuramente anche immagino in piccoli gruppi o singolarmente, perché in tanti casi. Singolarmente, sicuramente, sì, piccoli gruppi e massimo 3 persone, io faccio, sì. Perché è molto importante sottolineare che ci sono due tipi di apprendimento: c'è le scuole magari dove ci sono molti alunni, e quindi diciamo potrebbe essere c'è anche un dislivello di apprendimento tra le varie persone, perché c'è quello pochettino più portato, quello un po' di meno, e quindi c'è chi rimane indietro, mentre Manuela, proprio per il lavoro che fa, e adesso andiamo a approfondire ancora meglio, non vuole lasciare in generale nessuno di noi della Lion Speech, vuole lasciare qualcuno indietro. No, Quindi certo, io tendo a vai, vai. curare molto la persona, tendo a curare molto il singolo individuo, a seguirlo proprio per andare a fare un insegnamento molto mirato, ecco, tendo a curare molto ogni singolo dettaglio. Allora, entriamo un po' più nello specifico, una cosa che pochissimi sanno, quindi sicuramente adesso chi ci ascolta è interessato. Quali sono i principali disturbi dell'apprendimento? Allora, distinguiamo tra i DSA e i BES. I DSA, appunto, i disturbi specifici dell'apprendimento, si parte dai macro, che sono la dislessia, che è soprattutto un disturbo della lettura, quindi possiamo avere un disturbo nella comprensione della lettura, un disturbo nella correttezza della lettura. Lettura lenta, lettura frammentata. Abbiamo la disortografia, quindi abbiamo un disturbo nella scrittura delle parole, un disturbo di disgrafia, nello scrivere male proprio le parole, neanche a volte nel tenere la virgola in mano proprio. Abbiamo i deficit d'attenzione, gli ADHD, ci sono persone, ragazzi, ma anche adulti, che non riescono a seguire un discorso per più di qualche minuto, quindi bisogna, quando si fanno le spiegazioni, ogni tanto intervallare con una battutina o con qualche escamotage per deviare dall'insegnamento vero e proprio, però poi bisogna essere bravissimi a ritornare sul pezzo, quindi a ritornare sull'argomento, a riportare l'attenzione sull'argomento. E poi ci sono anche gli iperattivi, quindi ci sono i ragazzi che invece sono troppo dispersivi e quindi bisogna stare concentrati il più possibile, mantenere l'attenzione il più possibile su un determinato argomento. Quindi per ognuno di questi ci sono vari trucchetti, vari escamotage, vari strumenti compensativi per ovviare appunto a questi deficit. E poi ci sono i BES, che sono i bisogni educativi speciali. A differenza dei DSA che sono permanenti, questi sono temporanei e si verificano in vari periodi della vita, che possono essere l'adolescenza, oppure una separazione dei genitori, oppure un momento eventualmente traumatico, un momento difficile che può avere il ragazzo, lo studente, qualunque periodo della vita, un periodo di difficoltà che può avere lo studente, e quindi si trova ad avere bisogno temporaneamente di uno strumento compensativo, che può essere una mappa, che può essere uno schema, un aiuto
6 mesi, un anno temporaneo, e poi può continuare a camminare con le proprie gambe come tutti gli altri studenti. No, beh, Una qui certificazione permanente. io penso che disturbi di concentrazione, secondo me, ne soffriamo in molti e non Ce li tutti abbiamo sanno di tutti, aver. ce li abbiamo tutti, ciclicamente li abbiamo avuti tutti. Quindi qualche persona, appunto, dopo, cioè a un certo punto esce, quindi è solo un periodo transitorio e c'è la possibilità anche, è molto importante secondo me anche per l'autostima delle persone, quindi anche un docente Sicuramente, che deve. magari hanno bisogno di un momento di aiuto, di un sostegno temporaneo per poi ritornare a camminare appunto con le proprie gambe. È un momento di difficoltà al quale si ovvia con degli strumenti compensativi temporaneamente. Non c'è una vera e propria certificazione specifica permanente, mentre il DSA è permanente e rimane per sempre, però comunque è una cosa con la quale si impara a convivere serenamente. Quindi ti chiedo a te, appunto, che sei un'esperta, quale differenza c'è? Quindi qualche trucchetto, tra virgolette, o tecniche soprattutto nel caso di persone che abbiano qualche disturbo. Facci un esempio così, una tipica tecnica che si può utilizzare con una persona che magari deve essere aiutata. Più che trucchetti ci sono appunto, come dicevo, gli strumenti compensativi che possono essere appunto le mappe che possono essere le mappe mentali o le mappe concettuali, a seconda per esempio del tipo di testo che si va a affrontare. Esempio, se il testo è di tipo descrittivo, useremo le mappe mentali, mentre se il testo è di tipo narrativo, le mappe concettuali. Un esempio di mappa concettuale può essere quella causa-effetto. Si può andare in ordine cronologico partendo dall'evento principale e poi andando in ordine cronologico, mentre una mappa mentale si può fare partendo da un discorso centrale, da un ideogramma centrale con l'idea principale, poi con i vari spot a raggiera degli altri vari concetti minori, sempre in ordine cronologico, oppure si può fare una mappa sempre concettuale a colori diversi, grafie diverse, paragrafi in neretto piuttosto che con font diversi, ecco, cose di questo tipo, che siano anche graficamente esposte diversamente, di modo che anche il colpo d'occhio sia immediato. E che anche lo studente lo riesca a visualizzare in breve tempo. No, questa è una cosa bellissima anche perché hai parlato di Sì, uno strumento, di mappe mentali, mappe concettuali, che sicuramente danno un input a tante persone che si chiedono che cosa sono. A proposito, se qualcuno ha anche delle domande, eventualmente le scriva o adesso o dopo, poi chiederemo a Emanuela anche a fine intervista, se uno vuole sapere cos'è una mappa concettuale o così, magari le può scrivere in privato e quindi capire un po' meglio questi strumenti che sono secondo me molto interessanti, fatto per qualsiasi tipo di insegnamento, anche per insegnamenti che non riguardano prettamente le lingue, ma che riguardano in generale qualsiasi materia. E curiosità, una cosa che ti ha dato, parliamo della soddisfazione, un caso di non so, un ragazzo o una ragazza, beh, che ti ha dato particolarmente soddisfazione. sì, avevo un ragazzino, anche la dislessia a vari livelli, per esempio si parte da lieve, medio e grave a seconda dell'entità. Avevo un ragazzino che era particolarmente grave ed è riuscito comunque a prendere una B ad un esame, quindi un 8, e sono stata particolarmente. Un esame di lingua inglese, quindi una materia ostica per un dislessico, perché l'inglese è una lingua opaca, perché si legge in un modo e si scrive in un altro, quindi sono stata contentissima, perché poi per un formatore, per un insegnante, la soddisfazione massima sono i risultati degli studenti, quindi insomma è stato un bel momento, ecco, No, bellissimo sicuramente. sicuramente vedere quando tornano da te e ti dicono: ah, guarda, maestra, magari, maestra, ho preso un B, ho preso un bel voto. Tu dici, ed effettivamente il lavoro dell'insegnamento, vorrei dirlo, sia per gli insegnanti di scuola, sia per gli insegnanti di sostegno, comunque fuori dalla scuola,
che è un'attività importante, quindi ma fa sempre affidarsi a professionisti o formarsi per diventare dei professionisti, perché comunque avete in mano la vita di una persona e anche la crescita di una persona. Quindi volevo dirlo, lanciare, fra virgolette, questo appello a tutti: se volete fare gli insegnanti, studiate e formatevi. Se volete, se invece volete studiare, se invece volete studiare, trovate un professionista come Emanuela che sappia come trasmettervi le informazioni. Questo è importante, non affidate al primo che capita solo perché magari ha detto che fa 8 euro, perché magari è uno studente fuori corso che non sa cosa fare nella vita. Importantissima questa cosa perché ne va della vostra istruzione, soprattutto spendi un po' di più, ok, a volte, ma sono soldi ben spesi, non soldi buttati, che quindi alla fine è peggio. E entriamo un attimo invece in una cosa più generale, parliamo di lingua in generale, quindi una domanda a cui rispondiamo, fra virgolette, insieme, io dal mio punto di vista, tu dal tuo. Quindi, secondo te, quali saranno le lingue del futuro? Allora, lingue del futuro ti direi sicuramente lo spagnolo, il cinese, il francese, perché l'arabo e il francese sono mercati, l'arabo è un mercato emergente, quindi come dicevamo in una conversazione che abbiamo fatto recentemente, essendo il francese la seconda lingua dei paesi arabi, ci sarà un ritorno della lingua francese e quindi ragazzi continuate a studiare il francese perché continuerà a servire sicuramente. Esattamente, esattamente dal punto di vista della traduzione, per dire, noi vediamo anche una grande crescita anche della lingua francese, ad esempio, nonché di tante lingue anche dei mercati, fra virgolette, emergenti o dell'est. Quindi, se anche volete studiare il russo, una Certo. lingua molto importante e soprattutto in un futuro, quando la Russia si aprirà ancora di più, la Russia sarà una potenza come la Germania. Quindi, studiate il Certamente, russo, studiate il turco, anche il turco è una lingua che comunque certamente. ha un'economia emergente, ma molto forte, non è emergente, cioè quasi emersa, perché comunque tutti i tessuti e in alcuni ambiti la Turchia va alla grande. Quindi oltre alle lingue principali, quello è molto importante, ma perché così ti puoi formare un tuo mercato di nicchia. Ovvio che lo spagnolo è importante, però magari di traduttori di spagnolo o di docenti di spagnolo ce ne Ce ne sono. sono molti già adesso, è già inflazionato, mentre insomma il cinese o comunque il turco, l'arabo, sono comunque mercati che cominciano ad essere importanti, cominciano a essere importanti e non ci sono Esattamente. traduttori, non ci sono traduttori. No, anche di russo, diciamo, sono un po' di più traduttori rispetto magari che lingue minori come anche il turco, però non così tanti, quindi anche se uno deve studiare sia non solo all'università ma anche per conto suo o facendo un corso, Certo. potete convogliarvi anche a fare l'inglese che è comunque una lingua passepartout e vi apre le porte di tutto, nel senso anche a livello commerciale. Ma comunque anche lingue come il russo, perché se volete fare i traduttori e volete comunque vivere dell'attività, magari può essere una lingua che vi aiuterà ad andare avanti in quell'attività. Una domanda spinosa proprio per te, Manuela. Il tuo La rapporto con sto immagini, come conosci, conosciamo. Qual è il tuo rapporto con il digitale in un momento soprattutto come questo, che sai, è quasi fondamentale usare gli strumenti digitali? Allora, il digitale è una necessità, però per quanto riguarda l'insegnamento, in modo particolare l'insegnamento dei ragazzi che possono avere delle problematiche come un Benson DSA, non può prescindere da un rapporto umano, un rapporto interpersonale. Io poi sono una fan del rapporto interattivo, sono una persona empatica e quindi amo il rapporto interpersonale, lo prediligo. Però chiaramente andiamo verso un digitale sempre più importante e quindi non si può evitare. Però direi che nell'insegnamento non si potrà mai prescindere da un rapporto interpersonale interattivo. Questo è importante, infatti voglio anche sottolineare, è importante in questo periodo che si imparino
e che anche tu che ci ascolti impari a utilizzare gli strumenti digitali. E anche, come vedete, Manuela, nonostante tutto, oggi è qui e siamo riusciti a collegarci, quindi vuol dire che ci possono riuscire tutti, è vero, Emanuela? Ce la faccio io. E questa è integrabile, infatti anche una cosa molto che adesso pensiamo, cioè molti dicono, ma secondo me è sbagliata, lo smart working solitamente non si intende lavorare chiusi in casa, ma si intende un lavoro flessibile, ovvero un giorno lavori da casa, riesci magari a fare delle email, rispondi a delle email, fai delle cose da casa, poi ti porti sul posto di lavoro o sul posto di insegnamento, insegni, dopodiché magari anche se sei a distanza, quindi non so, anche se sei in vacanza per dire, e hanno proprio bisogno di te, puoi comunque fornire il tuo supporto, seppur magari non nel modo completo come faresti se fossi dal vivo, però puoi fornire il tuo supporto. Quindi anche questo c'è da fare un distinguo, perché tutte le persone credono che lo smart working, che si usa ormai come se fosse l'acqua, praticamente si ritrovi ovunque, sia il lavoro da casa. Invece smart vuol dire appunto intelligente, furbo, e quello Brillante, esatto. non vuol dire home working, non è il lavoro da casa, è il lavoro flessibile. Il che, diciamo, è abbastanza importante. Quindi io ho sentito anche questo, anche per la mia ignoranza, soprattutto perché io non so, essendo insegnante, non lo faccio. Ho sentito che, ad esempio, tu aiuti a superare alcuni esami come il Trinity, giusto? Di cosa si tratta? Allora, il Trinity è una certificazione che valuta le abilità e le competenze nella lingua inglese, sia scritta che parlata. È riconosciuta internazionalmente da un ente certificatore, appunto l'ente Trinity. È spendibile sia in campo professionale che in campo accademico, a 12 livelli, quindi dall'1 al 12, sia scritto che orale, ed è riconosciuta in tutto il mondo. Riconosciuta al punto che nei livelli più alti, quindi si parla di settimo, ottavo livello, può ovviare ad alcuni esami universitari o può permettere l'accesso addirittura a facoltà straniere, fa curriculum anche all'estero, quindi è una certificazione molto importante. Io aiuto appunto nella preparazione per poter sostenere questi esami. Ed è una Ok, certificazione molto importante. Sì. sì, Io quindi suggerisco sempre. è una certificazione importante, molti di voi l'avranno sentita e quindi è importante sapere che c'è la possibilità anche con Emanuela di prepararsi a questa certificazione. Abbiamo una domanda, Emanuela, invece dai nostri ascoltatori che ci chiedono: qual è la tua lingua preferita e perché? Anna Vabbè, ci la lingua chiede. preferita è la lingua inglese perché io sono innamorata dell'Inghilterra, sono innamorata della musica inglese e ho sempre voluto imparare l'inglese fin da quando ero bambina. Quindi sono innamorata di Londra e quindi io amo la lingua inglese e gli inglesi, anche adesso e sempre. Solitamente, infatti, aggiungendo qualcosa, per quanto mi riguarda, soprattutto perché poi siamo tutte persone, tutti umani, ognuno parla la sua di lingue, non c'è una lingua più bella o una lingua più brutta, come a volte si può dire, perché se uno nasce in Kazakistan, magari a te il Kazak sembra brutto, ma per uno che nasce lì è bellissimo, cioè la sua lingua, quando sente qualcuno che parla in kazako gli sembra di sentire musica se sei all'estero, capito? Come quando noi sentiamo parlare. Noi poi abbiamo la lingua italiana che è splendida, non dimentichiamocelo, quindi non possiamo dimenticare neanche questo, ecco. Sì, la lingua italiana ha la sua bellezza sicuramente nel fatto che è molto sonora, vocale e musicale, infatti, avendo tante A, O, U, è musicale, ma non per questo, capito, tante altre lingue che hanno la loro musica, magari a noi potrebbe sembrare cacofonica perché è piena di vocali, però magari in realtà è molto bella, siamo noi a non essere abituati a una sonorità di quel tipo. Quindi io, ad esempio, se tu vivi, come è capitato nel mio caso, tu vivi in Germania, a
ascolti le musiche, canzoni d'amore, senti le persone parlare, ti fai degli amici, alla fine non ti sembra una lingua, come dicono molti italiani, una lingua dura, ma ti sembra una lingua come, cioè sono anche tante altre, molte più piene di vocali, ad esempio il tedesco. Io differenzio le lingue tra quelle che hanno molte vocali e quelle che hanno molte consonanti, più perché a livello musicale è quello che per un italiano, ad esempio, nel nostro caso, colpisce di più, perché lo spagnolo ci assomiglia un po' all'italiano, hanno molte vocali così, e a molti italiani dicono lo spagnolo è bello È vero. perché assomiglia alla nostra lingua, è per quello che è bello, quindi è una sonorità molto simile anche il francese, per dire. Certo. O l'inglese, l'inglese è una lingua comunque passepartout, Anche musicale, certo. ogni parola finisce con un U, A, E, cioè capito? Comunque è una lingua che non ha tantissime consonanti e quindi appunto Anna, diciamo, allora la zero, ci chiedono qui, ci chiedono addirittura la zero, sinceramente. Emanuela, penso che né io né te abbiamo una gran conoscenza dell'azero, dell'Azerbaigian. L'Azerbaigiano? No, l'azero mi sfugge. Però se volete, come dicevamo prima, Emanuela, imparare una lingua nuova che non fa nessuno, sicuramente l'azero potrebbe essere una di quelle che non è molto diffusa. Chiudiamo No. chiedendo a Emanuela un consiglio che puoi dare, anzi, due consigli. Un consiglio magari che puoi dare a un insegnante o un aspirante insegnante, e un consiglio a una persona invece che vuole imparare l'inglese o il francese, per dire. Allora, un insegnante di non smettere mai di studiare, perché un insegnante deve essere prima di tutto uno studente, secondo me. Un insegnante deve essere prima di tutto uno studente, quindi si può imparare da qualunque cosa e da chiunque. Quindi di non smettere mai, ecco, di imparare. E allo studente invece di essere curioso, di avere voglia di imparare da tutto. Quindi di avere voglia di viaggiare, di avere voglia di leggere, di essere curiosi, di essere curiosi soprattutto. Questo è il consiglio mio. Di avere voglia di vivere, però questo è soprattutto adesso in questo periodo mi viene proprio dal cuore. Ma molto bello questo concetto, perché ci hai fatto capire che un insegnante spesso è il principale studente. Che poi dovrebbero essere due cose, dovrebbero essere molto, no? Sono molto complementari, secondo me. Lo studente e l'insegnante si confondono, secondo me, Sicuramente. Guarda, io vorrei chiudere con una frase di un filosofo viennese, Wittgenstein, che dice: "Il limite del mio mondo è il limite del mio linguaggio". no? Quindi, Dovrebbero. sicuramente l'unica cosa che possiamo fare è ampliare il nostro mondo ampliando il nostro linguaggio, quindi aumentando la nostra conoscenza del mondo che ci circonda. Quindi saluto tantissimo Emanuele, è stato un piacere, è una persona splendida, oltre che una grande amica. Speriamo di rivederci presto fuori da qui e non in digitale, perché abbiamo in contatto fisico, l'abbiamo detto, però vi aspettiamo comunque qui tutte le volte che avete bisogno. Se volete scrivere qualche domanda anche a Emanuela o contattarla per qualche necessità specifica, è a completa disposizione. Vi mettiamo dopo il numero, la contattate su Facebook. Ok, un bacione, grazie tantissimo Emanuela, sei stata anche Grazie a voi. e ci sentiamo presto. Un bacione. Grazie, grazie, a presto. Ciao, ciao.